Allora, appena arrivato, per l'ultima volta, questa è quella buona per il mondiale, hai fatto buon viaggio, avete fatto buon viaggio perché c'è anche la prodiera che sta lavorando, ben arrivato. Grazie, abbiamo fatto sicuramente buon viaggio, ci siamo riposati e siamo carichi per incominciare appunto quest'ultimo nostro appuntamento più importante qui a Santander. È banale chiederti che cosa ti aspetti, come l'hai vissuto, ci sei l'appuntamento più importante dell'anno, lo hai digerito? Lo stiamo affrontando in maniera assolutamente serena, come tutte le altre regate sappiamo che è l'appuntamento più importante più che dell'anno, forse negli ultimi 2 anni e forse il secondo più importante dei 4 anni, quindi siamo qua grazie alla federazione da tanto tempo, abbiamo fatto 2 sessioni piuttosto lunghe qua, quindi conosciamo il posto, siamo preparati, sappiamo cosa ci aspetta e basta, non lo affronteremo in maniera tanto diversa da come abbiamo affrontato le regate fino ad oggi. Hai scelto di non andare a Rio, al contrario di te, il campione europeo, il francese ci è andato se non sbaglio, perché, giusto una curiosità, come mai hai scelto di non andare a Rio? Noi non abbiamo scelto di non andare a Rio, okay. Abbiamo accordato un programma insieme alla federazione che ci soddisfava, uh-huh. E proprio per l'importanza di questo campionato a cui ci stiamo avvicinando siamo contenti di essere stati invece che a Rio qua, a Rio ci andremo quando le cose appunto saranno definitive. Nell'escalation che hai fatto prima a proposito dell'appuntamento, è la regata più importante della tua vita sino a questo momento? È la regata più importante della mia vita sino a questo momento. Fantastico, ne avevo la percezione. Ok, grazie mille, buon divertimento, vi lasciamo lavorare, ci vediamo naturalmente nei prossimi giorni, grazie.